Buonasera, bentornati al TGDR TA. Nell'ultimo report dell'azienda USL di Parma relativo all'andamento della pandemia nei comuni della Valtaro e della Valceno si registra finalmente un leggero calo di positivi. Diminuiscono anche i ricoveri al maggiore di Parma. Nei comuni del distretto Valtaro e Ceno si registra un lieve caso di persone positive al coronavirus ed un aumento di guariti, 284 nelle ultime 48 ore. Sono 1.675 i casi positivi in isolamento domiciliare e 25 i cittadini ricoverati al maggiore di Parma. Si tratta di un numero in calo, con nessuno in terapia intensiva. 122 risultano invece i contatti di casi positivi in quarantena. Purtroppo nelle ultime ore si è registrato un decesso. Nel comune di Albareto i casi sono invece ancora in aumento. Il sindaco ha informato che in poche settimane è stato superato il numero di positivi registrati nel 2020-2021. I casi sono 83 e le persone in quarantena, compresi i positivi, 91. A Bardi i contagi iniziano a calare, 36 le persone positive in quarantena domiciliare, una si trova ricoverata a Parma e 12 i positivi guariti nelle ultime 48 ore. Nel comune di Berceto in quarantena si registrano 62 cittadine, due quelli ricoverati. Infine nel comune di Borgo Taro in isolamento domiciliare vi sono 188 persone, 59 quelle in quarantena, 3 le ricoverate, 48 infine coloro che sono guariti nelle ultime 48 ore. Avete fatto la terza dose, siete positivi? Da ieri stop alla burocrazia. In Emilia-Romagna si può registrare e gestire la situazione da casa con i tamponi rapidi, non facendo code, grazie ad una procedura veloce e semplice, utilizzando i tamponi che tutti possiamo acquistare e caricando online i risultati. Vediamo come fare. A corredo del servizio, alle 16 di ieri erano stati caricati 1.240 esiti a Parma e provincia, oltre 150 le prove effettuate con l'autotesting, riservato, lo ricordiamo, a chi ha fatto 3 dosi di vaccino. Referto di tamponi, green pass, certificato di isolamento e di guarigione con il fascicolo sanitario elettronico arrivano prima. Parma e provincia, oltre il 55% dei cittadini ha il fascicolo sanitario elettronico, con 13.000 nuovi accessi solo a dicembre e oltre 10.000 da inizio anno. Referti di tamponi, green pass, certificati di isolamento e di guarigione con il fascicolo sanitario elettronico arrivano prima e sono semplici da consultare, a portata di clic su smartphone, tablet e PC.
ma si può fare di più. Con l'aumento dei contagi da coronavirus si moltiplicano anche i documenti sanitari necessari a rispettare le regole previste per il contenimento della pandemia. Per questo dall'AUSL arriva un nuovo invito a tutti i cittadini che ancora non lo hanno fatto ad attivare il fascicolo sanitario elettronico. Per attivarlo basta essere assistiti da un medico di medicina generale in Emilia-Romagna, avere una mail personale e un numero di cellulare. Per accedere occorre avere l'identità SPID, sistema pubblico di identità digitale, che permette ai cittadini maggiorenni di accedere con un'unica identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e privati che sono parte del sistema SPID. I vantaggi sono tanti, non solo per l'emergenza Covid, visto che il fascicolo consente di prenotare visite ed esami specialistici e di ricevere i relativi referti. È possibile anche ricevere direttamente le ricette fatte dal medico senza passare a ritirarle in ambulatorio. Si può cambiare il medico e il pediatra e tanto altro ancora. Si ha a disposizione in modo immediato, sempre aggiornato e riservato, tutta la propria documentazione sanitaria a partire dall'anno 2008. Cambiamo pagina. Durante il periodo di Natale l'amministrazione comunale di Borgo Taro aveva lanciato la campagna Tu acquisti, il comune investe in arredo urbano, una iniziativa che da subito era stata molto apprezzata sia dai cittadini che dai commercianti e che si è conclusa con ottimi risultati lo scorso 16 gennaio. Nel periodo delle vacanze natalizie l'amministrazione comunale di Borgo Val di Taro aveva avviato un'interessante iniziativa, ovvero i cittadini che facevano spesa nei negozi del territorio comunale di Borgo Taro dovevano fare la foto ai propri scontrini e portarli ad un'apposita commissione organizzata dall'amministrazione comunale che in base a quello che era stato speso avrebbe fatto degli investimenti sull'arredo urbano. Esatto, l'amministrazione di Borgo Val di Taro al fine di cercare di favorire il commercio locale nelle festività natalizie ha avviato la campagna Tu acquisti, il comune investe. È stata una campagna che ha previsto dal 16 dicembre fino al 17 gennaio che le persone che acquistavano nei negozi di Borgo Taro dovevano inviare gli scontrini, le fatture, le ricevute sul numero di una piattaforma WhatsApp e sul totale degli acquisti il comune determinerà una percentuale per incrementare gli acquisti di arredo urbano. Stiamo scaricando tutti gli scontrini che sono stati inviati e lunedì 24 nella sala consiliare ci sarà lo scrutinio pubblico alla presenza delle associazioni di categoria in modo che ci sia il contraddittorio di tutte le parti. A quel punto avremo l'ammontare totale e dovremo poi determinare questa percentuale che andrà a incrementare gli investimenti sull'arredo urbano. Comunque ancora prima che venga effettuato appunto lo spoglio e il controllo degli scontrini, a livello di sensazione generale anche tra i vari negozi e soprattutto di avvisi arrivati sulla piattaforma web, l'iniziativa ha avuto un buon successo. L'iniziativa ha avuto un ottimo successo, i messaggi sono stati tantissimi e quindi la popolazione ha risposto positivamente. Inoltre molti commercianti mi hanno proprio contattato proprio come assessore al commercio per manifestarmi la loro positività insomma per questa iniziativa e anzi chiedendomi se è possibile ripetere questa iniziativa nel periodo estivo. Quindi diciamo una cosa che va non solo a vantaggio dell'arredo urbano, degli investimenti sull'arredo urbano da parte dell'amministrazione comunale, ma va a vantaggio soprattutto sul mantenimento dei presidi commerciali locali che vengono sempre più messi in discussione a livello nazionale. Sì. Questo purtroppo è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale e non solo il nostro paese. C'è questa crisi insomma, del commercio locale per tanti motivi e noi in tutti i modi cerchiamo di incentivare gli acquisti. Poi insomma personalmente posso anche dire che acquistare nel nostro negozietto è sicuramente un vantaggio
perché non dobbiamo soltanto guardare il lato economico di dover risparmiare quei 2 o 3 euro, ma abbiamo un servizio che è totalmente diverso, il servizio che va dalla sarta che ti ripara il pantalone o che te lo accorcia, o il cambio delle scarpe. Insomma, io faccio sempre questo esempio: io quest'anno a Natale ho ricevuto 5 regali che non andavano bene, per fortuna erano regali acquistati nei negozi di Borgotaro e io li ho potuti cambiare senza difficoltà. Se questi regali fossero stati acquistati via internet, ci sarebbero state molte più difficoltà. Quindi, insomma, bisogna un po' guardare tutto, sia un nostro interesse personale di avere la comodità del negozio, ma sia anche il discorso di avere un paese vivo, pieno di negozi, perché pensiamo un attimo al periodo di lockdown, quando tutto era chiuso, com'era Borgotaro. Quindi, insomma, è un esame di coscienza che dobbiamo farci tutti. Restiamo a Borgotaro, dove il prossimo 22 gennaio alle 11.30 nella sala consiliare del comune il sindaco Marco Mogli e l'ispettore capo della Polizia Municipale illustreranno il progetto di installazione del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale in collaborazione con la Prefettura di Parma. Si tratta del progetto Borgo Sicuro 2, la cittadinanza è invitata a partecipare ovviamente seguendo le normative anti-Covid. E sempre a Borgotaro prende avvio anche in questo comune il progetto Pietre d'Inciampo per celebrare la giornata della memoria e restituire simbolicamente nome, luogo e dignità a ciascuno dei 10 milioni di uomini e donne inghiottite dai lager. Un progetto condiviso con le scuole e promosso dall'Istituto Storico della Resistenza di Parma per ricordare Bartolomeo Leonardi, Dora Kleine e Giovanni Brattesani perseguitati dal regime nazista e internati nei campi di sterminio. Verranno ricordati con una pietra d'inciampo, il noto San Pietrino realizzato dall'artista tedesco Gunther Demming nel paese in cui nacquero o vissero. L'appuntamento è per le ore 10 del prossimo 26 gennaio in piazza Manara a Borgotaro. Istituire la giornata del migrante emiliano romagnolo è la proposta fatta nel corso dell'ultima seduta della consulta regionale per l'emigrazione. Nel corso dell'ultima seduta della consulta regionale per l'emigrazione avvenuta in videoconferenza si è discusso della proposta avanzata durante il comitato esecutivo svoltosi il 14 dicembre scorso della istituzione della giornata del migrante emiliano romagnolo. L'idea è quella di legare la giornata alla tragedia storica dell'Arandora Star, ovvero il 2 luglio del 1940, quando persero la vita 446 italiani in maggioranza originari dei comuni dell'Appennino Piacentino e soprattutto parmense. Come sottolineato dal consultore Giuseppe Conti, il dolore di quell'avvenimento, ricordato anche dal presidente Mattarella nel 2020, è importante poiché, oltre al sacrificio dei morti e la loro memoria, ci ricorda anche la cultura della solidarietà e della pace, poiché nei 40 minuti di affondamento della nave i migranti fecero il possibile per salvare i più fragili, dando prova di altruismo e coraggio. Come sottolineato da altri consultori, le giornate della memoria nascono sempre da un avvenimento specifico, ma poi divengono simboli di un fenomeno più ampio, dunque partendo dall'Arandora Star per poter celebrare una giornata capace di rappresentare tutti gli emigranti emiliano-romagnoli e le loro storie. E cambiamo ancora argomento, stretta del governo su tirocini extracurriculari. Arrivano infatti più limitazioni e più paletti per le aziende nell'assunzione di stagisti e tirocinanti. Le novità sono state introdotte con la nuova legge di bilancio. Cambiano le condizioni per attivare stage o tirocini, a stabilirlo la legge di bilancio 2022. Una stretta vera e propria del governo ai tirocini extracurricolari, ovvero quelli effettuati al di fuori di un corso di studio di laurea o diploma. Strumento spesso abusato dalle aziende per ottenere forza lavoro a basso costo, i cosiddetti stage o stage da ora in poi saranno circoscritti ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale e inoltre si dovrà prevedere una congrua indennità di partecipazione. Lo stabilisce la legge di bilancio a partire dall'articolo 720, attraverso il quale si chiede a governo e regioni l'emanazione di linee guida entro 6 mesi.
Prevista anche una durata massima comprensiva di eventuali proroghe. Sanzioni fino a 6.000 euro per chi assume stagisti senza pagarli. Secondo il Ministero del Lavoro, queste forme contrattuali venivano utilizzate anche con una quota di ultra cinquantenni che provavano a rimettersi in gioco. Non soltanto quindi il giovane da formare per poi assumerlo. La legge prevede anche che l'attivazione di nuovi tirocini venga vincolata all'assunzione effettiva di una quota minima di tirocinanti. Le aziende avranno anche un limite numerico per tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di essa. Al momento dell'attivazione sarà inoltre necessario redigere un bilancio delle competenze e al termine del tirocinio rilasciare una certificazione delle competenze acquisite durante l'esperienza. Un inverno pieno di novità e offerte alla ditta Nuovo Montelli a Borgo Valditaro. Mele Golden del Trentino a euro 1,69 al chilo, arance a 0,99 al chilo e tantissime altre occasioni. Inoltre si informa la clientela che si effettuano consegne a domicilio. La ditta Nuovo Montelli la trovi in via Cassio e via Europa a Borgo Valditaro. Nuovo Montelli, prezzi ancora più belli. Il corso alimentarista è finalizzato a fornire agli operatori del settore alimentare le competenze in materia di igiene degli alimenti. Dura 3 ore in totale e per essere certificato deve essere frequentato interamente. L'attestato avrà validità variabile a seconda della mansione svolta. È possibile iscriversi al corso in presenza inviando una mail a g.mosca@360lifeformazione.it e compilando la scheda di iscrizione corredata da documento di identità valido e distinta di pagamento, che trovate sul sito parma.360lifeformazione.it. Per la sessione invernale il corso si terrà giovedì 27 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 presso l'aula dell'assistenza pubblica di Borgotaro con sede in via Torre Sana 2. La ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo a Borgotaro Parma da 40 anni sul mercato vi propone le novità più esclusive in termini di sicurezza su diversi tipi di serramenti, offrendovi come sempre un'ampia gamma di scelta tra porte scorrevoli, porte blindate, inferriate, persiane blindate in alluminio, tapparelle, zanzariere, porte interne laminate, laccate e legno massello, tettoie, pergolati, infissi in PVC, legno e alluminio. La ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo vi offre anche servizi di restauro di persiane e finestre e vi aspetta per consigliarvi al meglio con tutta la sua esperienza. Ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo, via della Libertà 43, Borgotaro, Parma, telefono 0525 90324. Pontremoli e il dominio degli Sforza 1441-1500, mostra a cura di Davide Tansini, accessibile online sul sito www.inarce.com. Ecco le offerte di Baudassi, prezzi bassi. Caffettiera 3 tazze Bialetti con caffè in omaggio, euro 26,90 centesimi. Impastatrice per pane 1000 watt con contenitore da 1 kg di impasto, euro 79. Sbattitore elettrico 250 watt, euro 15,90 centesimi. Tritatutto doppia lama, euro 25,90 centesimi. Aspiracenere Junior 1200 watt, euro 39,90 centesimi. Spremi agrumi elettrico 25 watt, euro 13,90 centesimi. I Baudassi, prezzi bassi. E siamo al meteo per domani, venerdì 21 gennaio, nuvolosità irregolare di tipo stratificato con possibilità di deboli nevicate sui rilievi orientali fino a quote collinari, progressiva attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Le temperature minime sono in decisa diminuzione, valori tra meno 6 e meno 9 gradi, massime quasi stazionarie tra 7 e 8 gradi, venti deboli.
I programmi di questa sera iniziano alle 20.35 con Driver TV, alle 21.20 protagonisti nello sport, intervista a Claudio Del Nevo. Alle 22 il TG di RTA, alle 22.30 la replica del TG Parmense, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte rivediamoli. Per noi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi aspetto domani alle 19.35 col TG. Buona serata.